Devo dire che sono un po' emozionato oggi perché questa è la 13ª edizione del rapporto sulle urbane, quindi la prima è stata nel 2004. Il dottor Bratti era direttore generale dell'Alpe Emilia Romagna e l'Alpe Emilia Romagna era una delle primissime Alpi che ha collaborato alla prima edizione del rapporto e mi fu chiesto di scrivere l'introduzione, diciamo, del rapporto. Adesso siamo arrivati alla 13ª edizione, è cresciuto in maniera esponenziale questo rapporto. Qua vedete alcuni numeri, no? Eravamo partiti con le 8 grandi città italiane e nella presentazione facevamo una bellissima tavola tonda con 18 assessori alla mobilità e all'ambiente di quelle città. C'era anche Mario Di Carlo, l'assessore di Roma, che fece una battuta bellissima sul problema degli autoveicoli. Cioè, una volta che aveva il suo mano ci aveva la stalla, cioè, perché chi ha una macchina non deve avere pure il garage? Perché si parlava ovviamente dell'occupazione di spazio che gli autoveicoli creano. Da 8 città siamo arrivati a 116 capoluoghi più 3 nuovi comuni. Guardate i temi che vengono trattati, praticamente spazzano l'universo delle problematiche ambientali e territoriali. Ecco, io in quella introduzione mi sforzai di spiegare perché è importante occuparsi delle città. Diciamo, ne voglio parlare, questa è una figura probabilmente nota a tutti, questa è la popolazione mondiale nelle varie epoche. Cosa si vede qui? Che nella storia dell'uomo, in quasi tutta la storia dell'uomo, la popolazione mondiale era di qualche centinaio di milioni di persone, cioè nel 1200 la popolazione si stima fosse inferiore a 400 milioni di persone, popolazione mondiale. Oggi siamo 7 miliardi e mezzo, cioè 7.500 milioni. È come se in una casa in cui abitano quattro persone, da qualche giorno sono arrivate 75 persone. Voi capite che le cose cambiano radicalmente, cambiano drasticamente. Il problema qual è? Che la nostra cultura, le nostre categorie mentali sono quelle dei romani, dei greci, dei bizantini, del medioevo, cioè di un mondo in cui eravamo poche centinaia di milioni su tutto il mondo. Oggi è una cosa radicalmente diversa, non è mai successa una cosa simile sul nostro pianeta. Chi studia le specie infestanti sa che queste sono tipiche curve delle specie infestanti. Ecco, allora, secondo me è necessario proprio rendersi, internalizzare questo concetto. Ecco perché si parla delle città, perché poi queste persone abitano essenzialmente nelle città. E si vede anche da quest'altra immagine, questa la conoscete probabilmente, no? L'Italia di notte, dove c'è luce ci sono umani, c'è poco da fare. Guardate la pianura padana, è tutta illuminata. Guardate la costiera adriatica, così vede Roma, Napoli. Cioè, sono conurbazioni immense. Cioè, cos'è successo nel secondo dopoguerra? Intanto ci sono stati degli spostamenti di milioni di persone. Si calcolano 25 milioni di spostamenti nel secondo dopoguerra tra comune e comune. In pochi anni 1 milione di meridionali si sono spostati al nord. In pochissimi anni le zone più disagiate del paese sono state svuotate perché la gente si è riversata sulle coste. Parliamo di milioni di persone. A scuola io ho studiato le invasioni barbariche, cioè Madonna. Si trattava di qualche decina di migliaia di persone, al più qualche centinaio di migliaia. Oggi parliamo di milioni, no? Si parla di esodo biblico, ammesso che ci sia stato l'esodo sarebbero state alcune migliaia. Oggi la corrente che preme dall'Africa sono milioni di persone. Siamo su dimensioni totalmente diverse, ma non ci siamo abituati, continuiamo a pensare con le categorie di una volta. E questo è molto grave. Perché se non ci attrezziamo con strumenti nuovi, è chiaro che non riusciamo a gestire i problemi assolutamente unici nella storia di questo pianeta. La popolazione, come vi dicevo, è aumentata drasticamente, ma devo dire che negli ultimi anni la popolazione nelle città si è stabilizzata. C'è una novità. Ci sono molti abitanti non italiani, soprattutto nelle grandi città, la quota di persone di nazionalità diversa è aumentata molto. E questo crea una serie di come dire, questioni di problematiche che vanno affrontate in maniera efficace. Anche su questo siamo ancora forse non completamente attrezzati.
questi sono, diciamo, argomenti relativi alle pressioni sull'ambiente. Tutto questo crea pressione sull'ambiente. Un altro elemento che crea pressione sull'ambiente è il pendolarismo. A livello di area metropolitana si stima che quasi il 50% degli abitanti nelle aree metropolitane, le città metropolitane sono le province, diciamo, le 14, a volte si chiamano province, adesso si chiamano città metropolitane. Circa il 50% si muove quotidianamente per motivi di studio, per motivi di lavoro, per vari motivi. E questo è ovvio che crea una serie di pressioni sul territorio, no? Insieme all'enorme concentrazione di persone. Un altro elemento di pressione, che poi per carità è anche un elemento di ricchezza per il nostro paese, è il turismo. Noi sappiamo benissimo che le città d'arte sono, come dire, degli oggetti preziosi ma anche assolutamente fragili. Pensiamo a Venezia, pensiamo a Firenze, però poi sono quelle zone in cui si concentra la maggiore pressione turistica e quindi la maggiore recettività. Anche questi sono elementi di pressione per un ambiente e un territorio delicatissimo, delicatissimo, che oggi, ripeto, è sottoposto a delle pressioni come non mai nel passato, come non mai nel passato. Altro fattore di pressione, questa presentazione, insomma, poi vi riguardate i dati, io adesso vi racconto delle cose, guardiamo prima i fattori di pressione o comunque i temi più legati ai fattori di pressione e poi andremo sullo stato dell'ambiente e poi sulle eventuali risposte. Trasporto e mobilità. Anche questa figura è una figura che mi ossessiona, cioè il numero di veicoli in Italia dai primi del Novecento fino ad oggi. Questa è la classica curva sigmoide, no? Che poi i matematici sanno che è la stessa curva della popolazione, solo che lì ancora non abbiamo saturato, qui più o meno, diciamo, si va verso la saturazione. Peccato che si interrompa al 2005, sarebbe interessante prolungarla al 2017. Però voi capite cosa è successo nel secondo dopoguerra, negli anni 50 e 60? Una crescita spaventosa degli autoveicoli e anche delle varie città. Noi abbiamo portato qui come esempio Bari e Roma, come vedete la situazione è drammatica. Cioè noi adesso viviamo qui nel 2017, ma non ci ricordiamo che solo 80-90 anni fa le nostre città non c'erano tutte queste macchine. Tutto questo è successo in pochissimi decenni, quindi pressioni immense che si sono verificate in pochi decenni, non come le pressioni geologiche che si esplicano in migliaia, centinaia di migliaia di anni, no, tutto questo sta avvenendo rapidissimamente, con un'accelerazione spaventosa. Siamo pieni di automobili, si sta cercando anche di rinnovare questo parco, perché ovviamente le automobili inquinano, tra le altre cose, Euro 0, Euro 1. Il rinnovo sta avvenendo in un certo modo, devo dire più o meno con le stesse modalità, poi magari ci sono, come dire, delle città in cui il parco veicolare comincia a diminuire perché sono troppe macchine, però grosso modo la situazione è comunque di grande congestione, vedete? La densità di autovetture sono circa 600 autovetture per 1000 abitanti. Pensiamoci, è drammatico questo dato. L'alimentazione, si parla di auto ecologiche, GPL, metano, elettrico, ibrido, fanno fatica a penetrare. Adesso si sta puntando molto sull'auto elettrica, va benissimo, è stupendo, perché non emette gas di scarico, però occupa spazio, però fa congestione e quindi probabilmente è uno degli strumenti che aiutano a risolvere il problema dell'inquinamento nelle città, ma sicuramente non è la chiave definitiva. Si parla tanto ormai di Euro 0, Euro 1, Euro 2, no? Quelle Euro 0 sono le più inquinanti. Guardate, qui c'è ancora una volta una contrapposizione fra nord e sud. Se vedete Napoli c'è una percentuale di Euro 0 decisamente maggiore delle altre città, anche Reggio Calabria. Le città del nord sono un pochino più virtuose da questo punto di vista, hanno macchine più nuove, inquinano di meno. Perché? Perché probabilmente c'è più ricchezza e c'è la possibilità di comprarsi macchine più nuove, tutto qui. L'alimentazione, l'abbiamo detto, la maggior parte degli autoveicoli ancora adesso è a benzina e a gasolio e poi c'è una penetrazione crescente di macchine a gas di petrolio, di cui fatto GPL, a metano, i famosi B-fuel, no? E macchine elettriche, che è una scommessa. Tra l'altro sentivo che alcuni colleghi dell'Enea stanno facendo un viaggio da Bruxelles a Napoli con una macchina a idrogeno, se ne parla tanto dell'idrogeno, per carità, tutto bellissimo,
Il problema di queste nuove modalità è la infrastrutturazione del territorio. Cioè io devo avere idrogeno o metano o GPL così come c'ho benzina e diesel. Vi rendete conto cosa significa questo in termini di sforzo? Quindi attenzione, dobbiamo sempre avere in mente l'intero ciclo della complessità. Oh, domanda di trasporto pubblico locale, nota dolente. La gente usa sempre di meno il trasporto pubblico. Perché? Probabilmente perché non è attrattivo. Io sono un pendolare estremo, io sto ad Anguillara, prima tutti i giorni il treno, la metropolitana, poi il paraparo, eccetera. Vi assicuro, ne ho viste di tutti i colori, io dico che la mia esperienza mi vale più di un PhD in scienze dei trasporti, no? Però capisco chi alla fine dice, sai che c'è, io non utilizzo i mezzi pubblici. Infatti la domanda diminuisce. L'offerta è pure diminuita, ma insomma, ultimamente si nota una ripresa, però è una nota dolente oggettivamente, perché tranne diciamo, gli strumenti ad altissima capacità, le metropolitane, detto in italiano, e i treni, tutto il resto crea sofferenza nel cittadino che si deve muovere. Come si risponde a questa sfida? Con i piani, no? E anche qui c'è un'evoluzione, no? Prima si parlava di piano urbano del traffico, cioè il tema del traffico. Poi ci si è resi conto che forse bisognava ragionare in termini di mobilità, allora sono arrivati di moda i piani urbani di mobilità e poi ci hanno messo anche l'aggettivo sostenibile che non guasta. Però al di là adesso di questo, sicuramente c'è un'evoluzione nella consapevolezza di chi fa pianificazione per aggredire questi problemi. Gli incidenti, non stiamo né bene né male, aumentano gli incidenti ma diminuiscono gli incidenti mortali e questo è importante. La maggior parte degli incidenti accade prevalentemente nelle aree urbane, c'è il problema degli utenti vulnerabili, i pedoni, i ciclisti, le persone con handicap. Questo è un problema enorme perché le nostre città non sono infrastrutturate, si mescolano i traffici. Se io metto insieme autoveicoli e biciclette non funziona. Oppure faccio un chilometro di pista ciclabile che poi nasce e muore non si sa bene dove, no? Questi sono problemi su cui bisogna confrontarsi. Stessa cosa nelle città metropolitane. Trasporto marittimo di merci, c'è stato un calo nella crisi, adesso c'è una lieve ripresa e la stessa cosa dicasi per quanto riguarda il trasporto marittimo di passeggeri. Bene, altro fattore di pressione, attività industriali. L'Italia nel secondo dopoguerra ha avuto un boom economico spaventoso grazie alle attività industriali. All'epoca non si pensava tanto all'ambiente al territorio, si pensava, come dire, a far lavorare la gente, ad innalzare il PIL ed è successo. Adesso i nostri impianti industriali sono vecchi, noi abbiamo un parco industriale vecchio e questo è un problema enorme, nel senso che noi non abbiamo investito nel tempo per rinnovare dal punto di vista tecnologico dei processi, ma anche proprio dal punto di vista impiantistico. È un problema enorme, perché ci vogliono degli investimenti enormi. Questa figura vi fa vedere un pochino quali sono le grandi installazioni, quelle soggette a autorizzazione integrata ambientale a livello nazionale, no? E si vedono cose carine, tipo Taranto, no? Dove c'è l'Ilva, e so, chi sa un po' capisce che queste barre sono barre centrate nelle aree dove tradizionalmente si sono svolte le grandi attività industriali che hanno prodotto grandissimo benessere nel paese, però con degli effetti collaterali spaventosi. Ecco, qui abbiamo la stessa, diciamo, tiritera con le aree regionali, che vuol dire gli impianti un pochino meno importanti, ma non per questo da non trascurare. Questi sono fattori di pressione che insistono nelle città. Alcuni impianti sono ancora nelle città, conurbate. Ricito Ilva, che sta in Taranto, il famoso quartiere Tamburi, che riceve, diciamo, no? Una serie di impatti. E qui si vede appunto come queste installazioni si distribuiscono nelle aree urbane o nelle città metropolitane. Un altro indicatore interessante è il registro PRTR, il Polluter Release and Transfer Register. Praticamente questo ci permette di censire veramente a scala granulare
tutte le aziende che in qualche modo emettono nell'aria, nell'acqua. Vedete come la maggior parte sono impianti che trattano i rifiuti. Non so se avete sentito, ma da un po' di tempo si incendiano questi impianti di trattamento dei rifiuti, di stoccaggio. Questo è un problema su cui ci stiamo, diciamo, sempre più preoccupando. Il tema rifiuti è un tema di grossissima pressione sul territorio. Noi continuiamo ad aumentare la produzione di rifiuti, continuiamo ad aumentare anche la raccolta differenziata, per carità, si stanno facendo dei grandi passi avanti. La domanda è, ma riusciamo a riciclare questi prodotti differenziati? Li riusciamo a riutilizzare? Forse no. Forse succede che questi si accumulano e poi insomma in qualche modo bisogna disfarsene e questo crea una serie di problemi, sicuramente anche ai limiti della illegalità. Suolo. L'ISPRA oramai da alcuni anni fa delle stime di consumo di suolo. Per esempio un dato interessantissimo è che a livello nazionale il consumo di suolo vuol dire che il suolo naturale è stato utilizzato per costruirci, per fare delle infrastrutture, quindi è stato impermeabilizzato, no? È come se sulla nostra pelle, no, ci mettessero delle borchie, delle cose. Allora, negli anni 50 questo suolo artificializzato era il 2,7%, adesso siamo al 7,64% a livello nazionale, uno dice, vabbè, poca roba. Immaginate un essere umano che abbia il 7, l'8, il 10% di pelle ustionata, non va molto bene, no? Non solo, ma in alcune città il suolo impermeabilizzato consumato è oltre il 50%. Questo crea enormi problemi. Crea enormi problemi in termini di servizi ecosistemici che vengono ovviamente inibiti e poi crea, e qui cominciamo a passare agli impatti, no? Alluvioni, frane, eccetera, no? Su cui per carità si prendono una serie di... Questa è una mappa, sì, questa è una mappa delle frane nelle aree urbane, su cui diciamo, e qua abbiamo l'intervento urgente. Ecco, due parole sugli interventi. C'era un docente universitario, direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, che diceva il cemento armato è una bomba ad orologeria. Perché? Perché in realtà il cemento armato, che all'inizio era stato pensato come qualcosa di eterno, non è vero che è eterno. Non è vero che è eterno, ci sono tutta una serie di fenomeni, chi studia la materia sa cos'è la carbonatazione, no? Che deteriorano il ferro che costituisce l'armatura del cemento, e noi sappiamo quanti problemi poi si creano nelle strutture di cemento armato. Dopo 60, 70, 80 anni queste strutture cominciano a deteriorarsi. Quindi anche tutto il discorso degli interventi, tutto il discorso dei rimedi devono tenere conto di questo. L'opus reticolato dei romani dura ancora adesso. Ci sono alcuni ponti sulle strade romane che durano ancora adesso. Il cemento armato non è così, lo sanno bene gli ingegneri. Io sono un vecchio ingegnere ormai, ma già quando studiavo mi dicevano attenzione, perché il cemento armato è a termine, prima o poi si deteriora. Questo non ce lo racconta nessuno, ma è così. E dobbiamo tenerne conto anche negli interventi urgenti per la riduzione del rischio geologico. Ora si parla molto di ingegneria naturalistica, se ne parla, ma quanto viene applicata l'ingegneria naturalistica? Quanto si continua a usare ancora il cemento armato per costruire argini? Ecco, queste sono temi. Questa è una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Strumenti urbanistici di ultima generazione, che vuol dire l'utilizzo della valutazione ambientale strategica per fare la pianificazione urbanistica. Si fa poco, si fa male, però si è cominciato a fare ed è bene che si continui a fare. Vado veloce perché il tempo scorre. Siti contaminati. Ecco, questo è interessante. Qui si vede una criticità tipica. Cioè noi abbiamo un sacco di attività sulla caratterizzazione, sulla progettazione di messa in sicurezza, siamo messi male con i procedimenti conclusi, cioè non chiudiamo il cerchio, abbiamo grande difficoltà a dire benissimo, questo è un sito che abbiamo bonificato. No, perché? Perché è difficile, perché è complicato, perché è complesso, al di là di effetti collaterali altri, ma è comunque oggettivamente complesso di chiudere i cerchi sui siti contaminati.
Infrastrutture verdi, siamo messi male, nel senso che le nostre città, tranne alcune eccezioni, hanno pochissimo, pochissimo verde. Ci sono strumenti di governo, e anche qui è interessante, no? Cioè sul censimento 96 città ce l'hanno, sul regolamento 55, sul piano, cioè dove poi io devo agire per migliorare, 11. Vedete che quando si passa dal, come dire, dal monitoraggio all'azione per, le cose si fanno più complicate e quindi sono di meno i soggetti che intraprendono la sfida. Comunque ci sono siti della rete Natura 2000 in varie nostre città, anche qui c'è una criticità, nel senso che abbiamo delle zone speciali di conservazione che facciamo fatica, cioè i siti dovrebbero evolvere nelle ZSC e in Italia si fa fatica e l'Europa ogni tanto ce lo ricorda questo, diciamo, no? Nelle città metropolitane vedete che c'è un'estrema diversità per quanto riguarda i siti della rete Natura 2000. Questo è un discorso che si trova negli anni 90 essenzialmente, che secondo me dal punto di vista della normativa è quanto di meglio ci possa essere. Il problema in Italia sono sempre un po' i ritardi con cui poi queste normative vengono implementate. Aree coperte da vegetazione non stiamo proprio messi benissimo, c'è anche il verde connesso alle infrastrutture blu, aree costiere. Perdita di superficie agricola utilizzata, e qui un altro noto dovente. Cioè è chiaro che con lo sviluppo dell'urbanizzazione la superficie agricola viene consumata, si perde, e ci sono delle situazioni veramente pesanti. Roma, in valore assoluto, ha perso più ettari, ha perso oltre 32.000 ettari rispetto al 1982. Sono numeri enormi, sono numeri enormi. Acque, qui il problema è la perdita di rete, sono altissime. Anche questo è un problema enorme, perché affrontare le perdite di rete, qualcuno mi dice, è meglio rifare un'infrastruttura nuova, un amico ingegnere idraulico, che mettere le mani in una vecchia infrastruttura che perde acqua da tutte le parti. Che fai? Fai un'infrastruttura nuova? Non lo so. È un problema enorme. È un problema enorme. Io vivo in prima persona, abitando ad Anguillare, il problema del lago di Bracciano che cala sempre di più. E quindi insomma non siamo messi bene. Invece con la depurazione siamo messi abbastanza bene, grosso modo, diciamo, ci avviciniamo comunque a cifre alte, 100%, 90% e cose così. Stato chimico dei corpi idrici va abbastanza bene, meno bene lo stato ecologico. Vedete come i puntini rossi rispetto allo stato chimico aumentano. Vado veloce. Sulla bagnazione siamo messi abbastanza bene. Diciamo che ci avviciniamo quasi al 100%, 95%, 98% di campioni che hanno un buono stato. Qualità dell'aria, altra nota dolente, da sempre. I problemi li accennava anche il nostro presidente, PM10, abbiamo i dati aggiornati ai primi di dicembre di quest'anno, il PM10 dallo standard viene sforato in numerose città, in estate c'è il problema dell'ozono, l'altro problema è il NO2, i piani di risanamento della qualità dell'aria se ne parla da decenni. Negli anni 80 era stato introdotto il concetto di piano nazionale di tutela della qualità dell'aria, che poi è stato abrogato. E questa cosa, diciamo, mi toccò profondamente perché all'epoca lavoravo in Enea, io mi occupai del piano nazionale di risanamento della qualità dell'aria, lo feci, lo consegnai al Ministero e poi mi sono detto no, è stato abrogato, basta, non si può fare. Ed è stata affidata alle regioni, che va benissimo, però in Pianura Padana una regione non ce la fa a controllare l'inquinamento atmosferico. Bisogna lavorare a livello di bacino e quindi a livello nazionale. L'esposizione della popolazione migliora lentamente, perché noi abbiamo comunque un trend in lento miglioramento per quanto riguarda il PM10, sullo ozono no, perché in realtà l'ozono è un inquinante ancora più complicato del PM10. C'è il problema dei pollini. Esposizione all'inquinamento elettromagnetico ed acustico. Qui diciamo oramai la grande emergenza sono le stazioni radiobase. Per quanto riguarda invece le linee elettriche, mi avvicino alla conclusione, Presidente, sono abbastanza stazionarie e anche gli impianti televisivi. Interessante anche qui il discorso, diciamo, piano di classificazione acustica, 84 città, risanamento acustico 15. Interessante, cioè via via che vado dal monitoraggio all'azione diminuisce
ci sono comunque studi sulla popolazione esposta e ci sono, come già accennato il nostro Presidente, una serie di controlli che il sistema fa per quanto riguarda il rumore. Anche qui la pianificazione è quella che è. Azioni strumenti per la sostenibilità locale. Noi abbiamo una banca dati GELSO che da anni registra le buone pratiche e nel periodo 2013-2017 abbiamo registrato 95 nuove buone pratiche. C'è anche la registrazione EMAS e c'è anche la registrazione Ecolab e molte strutture turistiche, diciamo, si registrano e quindi aumenta la loro appetibilità. Questa è l'ultima slide alla quale tengo particolarmente, perché quest'anno il focus è sulla mobilità pedonale in città, che sembra un paradosso, perché uno dice, ma con le città come le nostre, ma che vuol dire pedonale? Invece no, è proprio questo cambio di paradigma che ci permette di fare il salto di qualità. Cioè, se noi continuiamo a pensare che la città è a misura di auto, di tram, di autobus, non cambiamo visione. Invece è possibile partire da una visione radicalmente diversa. Cioè, l'essere umano deve camminare. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che uno dei fattori principali che aumenta la salute, il benessere della persona è camminare. Noi siamo costruiti per camminare. Allora, se noi cambiamo modo di vedere le cose e cominciamo a pensare che la mobilità pedonale nelle città è uno strumento fondamentale, beh, forse qualcuno comincia a stare un pochino male. E devo dire, sono molto contento che nel focus c'è un testo anche di Paolo Rumiz, molto bello, molto provocatorio, proprio su questo tema della mobilità pedonale. Di questo si parlerà nella tavola rotonda, per cui non mi dilungo. Vado ai ringraziamenti, ma non mi metto a leggere tutti, se no mi prendo altri 20 minuti. Come vedete, la squadra che ha creato questo lavoro è ampia e il sistema delle agenzie che lo ha creato, l'SMFA, è uno strumento che oramai da tempo viene utilizzato. Io ricordo l'assessore all'ambiente di Firenze anni fa, diceva, io ce l'ho sul comodino nel rapporto sulla urbana, ognuno c'è i suoi gusti. Però devo dire, è giusto ringraziare tutti questi colleghi che hanno veramente lavorato in maniera pesante. La dottoressa Bini mi diceva che ieri non stai in ufficio fino alle 9:30, insomma, una squadra con grande entusiasmo e grande motivazione. Quindi grazie anche da parte mia e io ho finito.